tutti, a tutti, a tutti, a tutti! Cari lovers in quarantena, benvenuti! Ma che bello stare con voi, che bello, che bello, che bello! Allora ragazzi, oggi vi vogliamo parlare di un po' di sano gossip. È successa una cosa, conoscete Selvaggia Lucarelli? Ebbene sì. Conoscete Barbara D'Urso? Ebbene sì. Ebbene, le due, tanto per cambiare, hanno litigato. E voi direte, sì vabbè, niente di nuovo, invece qualcosa di nuovo è successo. E adesso mettetevi comodi perché vi raccontiamo tutto per filo e per segno. Bando le ciance, ciancio le bande, prego Giusy! Ma si è ormai risaputo che tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli non scorra buon sangue. Eppure la giornalista dalla penna infuocata non perde occasione per attaccare la conduttrice Mediaset di Cologno Monsese. In queste ultime ore infatti la Carmelita Nazionale ha fatto sapere tramite social che il suo programma Live non è la D'Urso non andrà in onda due volte alla settimana, come si era precedentemente detto. Ma immaginate la D'Urso due volte alla settimana, già ci ammorba tutti i giorni con Pomeriggio 5, anche due volte alla settimana in serale, dai, non esageriamo ragazzi. Allora, vogliamo precisare una cosa. Partiamo dal fatto che i dati Auditel parlano chiaro. Non è perché non va due volte in diretta perché i dati Auditel sono stati scarsi. Anzi, tutt'altro, perché Barbara D'Urso, schierandosi in trincea in diretta contro i competitor come i talk show di Fabio Fazio, Massimo Giletti, ha raggiunto quasi 4 milioni di telespettatori, toccando picchi di share che raggiungono il 21%, ragazzi. Quindi se qualcuno di voi sta dicendo sì, non va in onda due volte alla settimana perché la gente non lo segue, no, non è vero, perché ragazzi, sembra assurdo dirlo, ma Live non è la D'Urso è uno dei programmi più seguiti di tutto il palinsesto televisivo. Tant'è vero che i vertici della rete privata, Mediaset, avevano chiesto alla conduttrice napoletana di tenere compagnia al pubblico televisivo non solo la domenica sera, ma anche il martedì sera, sempre rigorosamente in prima serata. Il doppio appuntamento però è saltato in quanto la D'Urso, nella diretta avvenuta il 22 marzo, ha dichiarato queste parole: ci abbiamo provato, sapete come fa lei, no? Volevamo tenervi compagnia anche il martedì sera con Live, ma non è organizzativamente possibile per adesso garantire una doppia diretta di 4 ore, perché siamo troppo pochi, ma presto riusciremo! Ma sì, perché come ha detto Barbara D'Urso, lo staff di Live non è la D'Urso, Pomeriggio 5 o quant'altro, è formato da 100 persone che lavorano per lei, intorno a lei. Ebbene, adesso invece ce ne sono soltanto 5. Quindi immaginiamo che non è semplice affatto. E ragazzi, fare dei programmi televisivi comporta tanta gente intorno a noi. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo un vasto team. Ve lo presento anche. Allora c'è l'orsetto panda. Poi c'è Topo e Gigio. Lui e lei. Lui e lei. E poi c'è l'ardo diretto della situazione, il Polastro. Senza Polastro non potremmo andare avanti con questi video. Ma proseguiamo, perché molti diranno: ho capito, tutto bello, ma cosa c'entra la Selvaggia Lucarelli in tutto questo? Ma cosa che in queste ore appunto ha fatto indignare Selvaggia Lucarelli tanto da scomodarsi e farle scrivere una bella frecciatina sui social. Dritta, dritta! A Barbara D'Urso? Ebbene, proprio nelle ultime ore, la regina incontrastata di Cologno Monzese ha pubblicato su Instagram un video dal quale si evince che in quel momento i suoi collaboratori la stavano pettinando e truccando. Fra un po' mi vesto. Com'è, carino? Bellino, no? Dietro? Sì? Che dite? Potete parlare, ragazzi, non siate timidi. Sono due degli eroi che sono rimasti con me. La D'Urso li ha definiti eroi perché in questo momento gli italiani per andare a lavorare stanno rischiando di compromettere gravemente la loro salute proprio a causa del coronavirus. Ed ecco che praticamente la parola eroi detta da Barbara D'Urso ha scatenato il putiferio sui social, ma era inevitabile. Ecco qualche commento appunto proprio scritto dalle loro dita sulla tastiera dal popolo del web. Gli eroi sono altri: infermieri, medici, forze dell'ordine, eccetera. Invece di farli lavorare mettendoli a rischio, potrebbe andare in trasmissione come la mamma l'ha fatta, ebbene proprio come me. Tanto di cappello ragazzi, perché in effetti
questo giro hanno ragione i cliccatori seriali, perché voglio dire, come fai a definire eroe un truccatore? Lascialo a casa, sta rischiando. E te, Barbara D'Urso, visto che sei tanto brava, tanto bella, tanto professionale, vai in diretta senza trucco, come fa la Giusy, come faccio anch'io del resto. E dico che a questo punto non poteva mancare l'intervento di Selvaggia Lucarelli, la quale sempre sui social ha espresso il suo aspro pensiero nei confronti della Carmelita Nazionale. E con il suo modo di fare molto pacato, la Selvaggia Lucarelli ha scritto queste parole: potrebbe fare a meno di truccatori o parrucchieri, lasciandoli a casa per non esporli a rischi superflui. O se proprio deve prendere una sola persona che faccia trucco e parrucco, ce ne sono molte. Potrebbe dare un buon esempio e mostrare di fregarsene di ciglia finte e cerone, truccarsi e pettinarsi da sola, come stiamo facendo tutte noi. Comprese noi che andiamo comunque in TV con collegamenti da casa e ci pettiniamo da sole, alla buona, visto che sono tempi in cui, e qui do ragione alla Selvaggina, forse la sostanza dovrebbe preoccupare più della forma. E brava Lucarelli! E come diceva Marco Firpo, è interessante quello che c'è dentro l'involucro della caramella, ragazzi, non quello che c'è fuori. Marco Firpo, ve lo ricordate il Marco Firpo? Se devo pensare di passare altro tempo insieme a Gemma Galgani, mi si cariano i denti. Bellissima, quella battuta, guarda, non me la dimenticherò mai. Ma proseguiamo? Infine Selvaggia concluse in questa maniera: a Cologno ci sono 141 infettati, 9 morti. Lascia la gente a casa, Barbare, specie se lo suggerisci negli hashtag fessi che metti. Ragazzi, pensa, il truccatore non può rimanere a un metro di distanza, a meno che, come Pennelli, non usi le scope. Ragazzi, insomma, diciamo che è pesantuccia questa frecciatina che ha tirato. Quindi ragazzi, la faccenda è molto grama e a questo punto vi invitiamo anche voi a dire la vostra, anche se ho già una mezza idea di come la pensate. Praticamente ve la riassumo in 10 secondi, no? Selvaggia Lucarelli critica Barbara D'Urso perché dice: va bene, vuoi andare in onda lo stesso perché vuoi dare intrattenimento, vuoi informare la gente, ci sta, ma è il caso di prenderti un'equipe con quello che ti trucca, con quello che ti pettina? Vai in diretta come mamma cafata, non nuda ovviamente, però non hai certo bisogno del truccatore professionista, truccati te, sei una donna, saprai truccarti, no? E a questo punto bisognerà vedere cosa risponderà la Barbarella. Ma sì, io credo, dai, voglio spendere una parola buona per Barbara D'Urso. Allora, lei è anche un eroino, dai, adesso diciamo la verità, ragazzi, diciamo le cose come stanno. Quando io sono del parere, e lo dico sempre, quando c'è da bacchettare si bacchetta, quando c'è da elogiare si elogia. Barbara D'Urso può avere tutti i difetti di questo mondo, però ragazzi, è in trincea e sta facendo del bene, sta intrattenendo le persone, dicendogli tante novità, tenendoli sempre, insomma, tenendo i dati monitorati sul coronavirus, sta invitando le persone a restare a casa. Insomma, perché andargli contro? È vero, magari lei si trucca, ma per esigenze televisive, o perché magari grazie al trucco riesce, insomma, a essere più forte, chi lo sa? È anche più gnocca. Comunque ragazzi, non è la prima volta certo che noi alla Barbara D'Urso gli decantiamo, perché in molti casi secondo noi è molto reprovevole anche come modo di condurre, però ci sta. In questo caso però ci sentiamo di difenderla, ma non è perché siamo Volta Gabbana che un giorno ci piace, un giorno non ci piace. Ve l'abbiamo detto, lo stesso discorso che vale anche con Maria De Filippi: ci sono cose che condividiamo, ci sono cose che non condividiamo, ci sta, se possono coesistere le due cose. A questo punto ragazzi, la palla aspetta a voi, che cosa ne pensate? Ma soprattutto io voglio concludere dicendo una cosa. Allora, sappiamo tutti che Barbara D'Urso ha 60 anni, ebbene quello che vi chiedo io da donna è questo: secondo voi, Barbara D'Urso, per avere 70 anni è giusto che indossi quelle minigonne corte, quell'abbigliamento un po' succinto, diciamo che mostra il petto o le gambe? Secondo voi, visto che diciamo che viene criticata, diciamo, al turnover, tutte quelle donne che a una certa età non si possono permettere un determinato abbigliamento, ma dove sta scritto, io dico? Ragazzi, dove sta scritto? Io tra poco faccio 46 anni, c'ho un fisichetto, scusate se lo dico, normale, e mi posso permettere di indossare minigonne non succinte, normali, delle minigonne normali, dei pantaloncini normali. Perché io mi devo limitare magari all'età di 60 anni, se ho un bel corpo, di mettermi qualcosa che a me indosso piace?
ma che devo piacere a me stessa o agli altri? Ecco, in base a queste considerazioni che io ho fatto, spero che voi diciate la vostra. Ragazzi, dite la vostra, e se non vi bastano i commenti sotto questo video, vi ricordo anche che oggi alle 18 saremo in diretta live su YouTube, quindi in questa diretta ovviamente siete tutti invitati, potete farci le domande, potete chiederci quello che volete, possiamo parlare anche della Barbarella d'Urso in merito a questo video, possiamo parlare di tutt'altro. Mi raccomando ragazzi, appuntamento oggi alle 18 davanti tutti sul divanetto per una bella diretta dove più siamo e più ci divertiamo! Ragazzi, ieri è stato bellissimo, eravamo diciamo in pochi, una ventina, perché non abbiamo detto niente a nessuno, abbiamo fatto così un'improvvisata, come si dice. Però speriamo stasera che riusciamo a essere di più, così stiamo insieme a voi, ecco. Ragazzi, facciamo un gran casino! Però, prima di chiudere questo video, consigli per gli acquisti! Mettete un bel mi piace sotto questo video, mi raccomando mettetelo, registratevi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto... Ma che ve lo dico a fa? Condividete! Ciao, grazie! Ciao, selvaggia! Selvaggina!